per la città di Olbia, quali le indicazioni che va a ricercare lei e il suo staff? Il primo è avere un approccio difensivo di squadra che cresce. Abbiamo avuto nelle prime tre amichevoli un'aggressività istintiva, poi ovviamente come tutte le squadre totalmente nuove in costruzione si comincia salendo la difficoltà a cercare la collaborazione dei compagni e quindi nascono i pensieri, quindi dall'istinto alla nascita del pensiero, adesso il pensiero deve trovare una soluzione, questo è quello che ci aspettiamo di vedere un pochettino nel torneo di Olbia. Infatti lei prima della partita con il Sesca qui del Memorial Belavedi ha detto cerchiamo qualche problema per poter indirizzare il nostro lavoro. Diciamo le risposte che sono arrivate sul campo sono state la grande voglia di ricercarsi però ancora una conoscenza che non può essere ottimale necessariamente anche lavorando da poco insieme. Sì, ma primo che si lavori da tanto da poco il Sesca sarà sempre un problema perché credo che sia una squadra, è giusto dirlo, riconoscerlo, di un altro livello della nostra squadra. E ovviamente i problemi sono problemi che nascono dalla forza dell'avversario, dalle situazioni tecniche che vengono proposte, dal poco tempo e quindi una squadra quando mette in memoria nel suo hard disk la soluzione ai problemi diventa squadra. Al di là di quelle sono soluzioni tecniche possiamo dire che anche la preparazione magari sta influendo, non so di preciso quali siano i carichi, però necessariamente sono giocatori che hanno estrazioni diverse, chi dall'America, chi dall'Europa, insomma magari come sta reagendo la squadra ai carichi di lavoro atletici. No, penso che tutte le squadre in questo periodo lavorano sui carichi atletici, quindi non ci sono noi che siamo zavorrati e gli altri che volano o noi che vogliamo gli altri zavorrati. Credo che i carichi di lavoro ovviamente influiscono un pochettino sulla brillantezza, ma questa è una cosa scontata, normale, quindi non la guardiamo nemmeno. Attitudine difensiva, come visto che insomma, è stata una delle chiavi della Montepaschi dei successi degli anni passati, senza fare necessariamente raffronti, perché insomma non è mai giusto farli, non li abbiamo fatti meno nelle passate stagioni, però insomma come stanno rispondendo questi giocatori ai nuovi input che gli arrivano anche nella fase di non possesso? Ma credo che ci siano giocatori che hanno più naturalezza nel difendere, altri meno naturalezza nel difendere, l'atteggiamento da parte di tutti è molto positivo e credo che anche da questo punto di vista in questo momento l'esempio di Daniel Hackett è molto importante. Lei che coordina tutti i giorni i lavori qui in palestra, se la sente di farci una previsione, diciamo così, di quando potremo vedere una Montepaschi al 100% sul parquet? Spero che non ci sia mai al 100% perché sarà sempre una squadra che sarà in crescita. David Cournot, uno dei rientri in questa Montepaschi Menzana, anche molto coinvolto, puoi tracciare un primo bilancio di questa pre-season per quanto ti riguarda? Diciamo che sì, stiamo lavorando, stiamo cercando di lavorare molto, appunto di trovare delle varie soluzioni per quanto riguarda la squadra, di coinvolgere tutti quanti negli schemi e personalmente dico che so che ho tanti aspetti su cui devo migliorare e appunto credo che Siena sia la piazza migliore per me. Ieri sera ho visto anche una foto sul tuo profilo Facebook di una scena, se non vado errato, con tutti i membri della squadra. Che clima si respira in questo gruppo? Che clima hai trovato? Diciamo che il clima è abbastanza bello. Appunto sì, cerchiamo anche magari fuori dal campo di stare tutti insieme, di divertirci anche su quell'aspetto lì. Appunto poi dopo riportiamo queste cose qua sul campo anche. Te sei un esterno, insomma una guardia, un'ala, possiamo definirti così, dove ci sono tanti americani, c'è Daniel Hackett, c'è grande concorrenza, cosa farai per cercare magari un minutaggio maggiore, su cosa punterai? Io punto sempre sul fatto di migliorare, cioè, ho solo da imparare da Daniel e dagli altri esterni. I minuti che mi vengono dati secondo me sono una grande opportunità per me e cerco sempre di andare sul campo e dare il massimo senza nessuna pressione.
Anche contro il Sesca, insomma, ti abbiamo visto molto propositivo sia in attacco che in difesa, per te che sei reduce insomma dalla Lega 2, era anche un esordio con una squadra del calibro dell'Eurolega, insomma. Che avversari ha trovato e quali pensi possano essere le difficoltà anche nel corso della stagione? Il Sesca è una delle migliori società per quanto riguarda a livello europeo. Secondo me l'Eurolega ci saranno squadre che più o meno saranno allo stesso livello, l'intensità sarà veramente dura e noi dovremmo essere bravi appunto ad avere la giusta intensità per quanto riguarda la partita. Leggendo così tra i vari siti internet stamani leggevo anche che potrebbe essere questo l'anno zero per la Menzana. Ti senti anche di dire che può essere un anno zero per David Cournot nel senso di un lancio della sua carriera a livello nazionale e internazionale? Diciamo che ho fatto 4 anni in prestito, scendendo di categoria, e quest'anno ho questa grande opportunità e so che devo ricominciare da zero, so che ho tanto da dimostrare e questa cosa è una motivazione in più. C'è grande voglia, quindi. Sì, tantissima voglia.